Buongiorno, benvenuti. Oggi faremo una lezione col focus sui ponti termici. Insieme a me c'è l'ingegnere Vaschitto. Buongiorno. Buongiorno. E niente, la lezione sarà così impostata sostanzialmente. Ci sarà una prima parte, diciamo, di spiegazione teorica un po' su cos'è un ponte termico e vari, diciamo, approfondimenti. E poi vedremo un po' una parte un pochino pratica, dove andremo ad analizzare alcuni ponti termici presenti nell'abaco CENED e insieme all'ingegnere, e poi ne vedremo l'applicazione pratica dentro il nostro applicativo qui di certificazione energetica. Quindi è una lezione di un'ora, poi la potrete trovare anche sul nostro canale YouTube, dove sono già presenti vari video se volete iscrivervi. E niente, iniziamo. Eva, a te la palla. Ok, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi. Oggi, come detto prima di Andrea, ci concentreremo su un argomento, quello dei ponti termici, che è un argomento sempre più importante nel panorama normativo e legislativo attuale. Lo affronteremo da più punti di vista, cioè da un punto di vista più teorico e da un punto di vista più pratico-applicativo. L'argomento dei ponti termici è quindi un argomento sempre più sentito, se ne discute sempre di più, e questo perché la legislazione nazionale sta imponendo dei vincoli sempre più stringenti sull'isolamento delle pareti e questo necessariamente porta a scontrarsi con questi elementi dell'involucro edilizio che prima venivano considerati molto più superficialmente. E quindi adesso si presentano sempre più spesso delle problematiche che sono legate ai ponti termici, che siano essi dei punti freddi dell'edificio, oppure si presenta sempre più spesso la problematica della condensa superficiale, con anche annessa la possibilità di formazione di vera e propria muffa. E l'obiettivo di questo corso è andare ad affrontare il problema dei ponti termici, andando prima a dare alcune definizioni e inquadrare il problema nel contesto attuale normativo legislativo e poi appunto descrivere alcuni ponti termici dell'abaco CENED. E forniremo degli strumenti pratici per la corretta implementazione dei ponti termici nel progetto o in un attesto di prestazione energetica, anche cercando magari di risolvere qualche dubbio che può essere venuto a qualche professionista nella pratica. Quindi partirei subito dalla definizione del ponte termico che viene data dalla norma tecnica UNI-EN ISO 10211. E questa norma definisce il ponte termico come la parte dell'involucro edilizio dove la resistenza termica, altrove uniforme, cambia in modo significativo per effetto di o compenetrazione totale o parziale di materiali con conduttività termica diversa nell'involucro edilizio, o variazione dello spessore della costruzione, o differenze tra l'area della superficie disperdente sul lato interno e quella del lato esterno, come avviene per esempio in corrispondenza dei giunti tra parete e pavimento o parete e soffitto. Quindi questa è la definizione che viene data dalla norma tecnica e che ora cerchiamo di analizzare e di spiegare più praticamente. Quindi cos'è il ponte termico? È fondamentalmente una discontinuità nella struttura in analisi per la quale non valgono più le formule di trasmittanza tradizionali. Infatti su tutti i componenti che studiamo tradizionalmente, quindi le pareti, anche gli infissi, i tetti e così via, generalmente facciamo un'ipotesi che è quella di flusso termico monodimensionale, e cioè il flusso termico è ortogonale alle superfici ed è possibile quindi identificare delle superfici isoterme che sono sempre parallele alle superfici di parete che vediamo. E nella figura, per esempio, che vedete qua in basso sono rappresentate da un colore diverso e che ognuna di queste rappresenta una certa temperatura che si mantiene per ogni strato, diciamo, della parete e che quindi rappresenta una temperatura che si mantiene uniforme all'interno di ogni piccolo straterello della parete stessa. E si fa l'ipotesi quindi che il flusso si mantenga ortogonale a questa parete e ci sia continuità di flusso termico.
Nel momento in cui però c'è un ponte termico, si trova un flusso termico che è diverso rispetto a quello tipico. E questo tipo di flusso termico monodimensionale, questa ipotesi non è più valida. E questa ipotesi non è più valida perché c'è una disomogeneità, una discontinuità che può essere di tipo geometrica oppure di tipo materico. È possibile quindi definire diverse tipologie di ponte termico che possono essere dovute alla geometria. In questo caso, per esempio, che vedete nell'immagine, se abbiamo un ponte termico di forma, che è un angolo semplicemente, in cui la formazione di questo ponte termico è dovuto al fatto che, pur avendo lo stesso materiale della struttura, si forma una discontinuità geometrica, quindi vedete appunto un angolo, e se vedete appunto questa immagine presa da un calcolo ad elementi finiti, la discontinuità geometrica porta ad un punto che può essere mediamente più freddo rispetto alla restante parete, che questa effettivamente è più calda, vedete in colore rosso più scuro, e qua l'analogo punto in corrispondenza della parete, della continuità della parete, invece in colore più giallo, quindi un colore mediamente più freddo. Ci sono poi dei ponti termici che possono essere di tipo di struttura e che sono quelli in cui la discontinuità è dovuta alla presenza di diversi elementi costruttivi, quindi si hanno delle resistenze termiche diverse. In questo esempio che vediamo nella slide abbiamo la presenza di un pilastro, in cui il punto di congiunzione tra la parete e il pilastro rappresenta un punto di maggior flusso termico. E anche in questo caso, quindi, il punto di congiunzione rappresenta un punto in cui c'è possibilità di un extra flusso termico e quindi un ponte termico, appunto, un punto in cui si ha una maggiore dispersione di calore. E infine ci sono i ponti termici misti, che sono dei ponti termici in cui si ha un mix tra ponti termici di forma e di struttura, e dove si ha quindi una discontinuità dovuta sia alla presenza di, per esempio, di un angolo, sia alla presenza di una variazione di materiale. E questo è il tipico caso che vediamo appunto in questo esempio, che è un angolo in cui è presente un pilastro, e quindi si avrà appunto un esempio di ponte termico con una variazione di flusso molto importante. Ci sono sicuramente molte tipologie di ponti termici diverse, e quelle che vedete in questa slide sono solamente alcune delle veramente tante tipologie di ponte termico che si possono trovare in una struttura. Le più tipiche appunto sono quelle che si trovano qua, l'angolo tra le pareti oppure la parete copertura, una parete un pilastro tra quelle che abbiamo già detto, però ci sono anche quelle tra parete e serramento, parete solaio controterra, parete interna e così via. Ci possono essere anche tutta una serie di sottocasi di ponti termici che ovviamente non sono rappresentati, ma che possono essere caratteristici di una struttura in particolare, quindi della vostra struttura in analisi, che quindi devono essere oggetto di un'analisi specifica. In altre parole, magari non la troverete così nel dettaglio in un atlante di ponte termico, ma la troverete nel vostro esempio, nel vostro caso, e quindi l'analisi necessariamente che ne dovrete fare per calcolare la trasmittanza termica lineare o lineica sarà necessario farla attraverso l'utilizzo di un calcolo degli elementi finiti. E tra quelli più tipici, i ponti termici più tipici, sicuramente si trovano anche metodi per calcolarla anche sugli atlanti dei ponti termici. E vedremo appunto successivamente quali sono i metodi per il calcolo di questi valori di trasmittanza termica lineare. Cerchiamo di capire ora quali sono gli effetti dei ponti termici. In altre parole, perché si cerca di studiare nel dettaglio qual è la trasmittanza termica e perché si cerca di prevenirli anche nella progettazione. Sicuramente abbiamo detto che ci sono degli effetti che sono legati all'aumento delle dispersioni verso l'esterno. Quindi il primo effetto, che è quello, diciamo, anche più conosciuto, è sicuramente quello legato alle dispersioni termiche.
Ci sono infatti una serie di leggi di tipo nazionale, ma anche europeo, che considerano gli effetti dei ponti termici sulle perdite di trasmissione degli edifici. Però ovviamente l'effetto del ponte termico non è, legato solamente agli effetti di dispersione termica, ma ci sono anche altri due effetti che sono altrettanto importanti e che devono essere considerati nel momento in cui si fa uno studio sui ponti termici. Il primo è quello che riguarda il comfort dell'utenza. Il fatto che si creino dei ponti termici sulle pareti fa sì che ci siano dei punti che sono generalmente a una temperatura più bassa rispetto al resto della parete. E questo fa sì che la temperatura media radiante della parete si abbassi. A livello di comfort per l'utenza, questo si traduce in un abbassamento del comfort, perché secondo i modelli più diffusi su comfort delle persone all'interno degli edifici, i parametri tra i più importanti con cui si può calcolare il comfort dell'utenza è sicuramente la temperatura interna dell'aria e la temperatura media radiante, la cui media corrisponde alla cosiddetta temperatura operativa. Per cui avere una parete o più pareti con molti ponti termici corrisponde ad avere una parete con una temperatura superficiale che è bassa e di conseguenza una parete che non è confortevole dal punto di vista dell'utenza. E quindi è molto importante cercare di evitare di avere una parete che possa risultare fredda o anche parzialmente fredda in alcuni punti, magari più che in altri. Inoltre, oh, scusate, sono andata avanti. Il comfort degli utenti dipende in larga dipende anche da fenomeni della qualità dell'aria. E il fatto che si possa formare la muffa sulle pareti dovuta per esempio a fenomeni di condensa superficiale, quindi alla proliferazione di funghi e batteri, può portare alla formazione di patologie alle persone, come per esempio quella di asma e bronchiti, e anche fenomeni molto anche particolari, come per esempio l'aspergillosi, che sono veramente molto frequenti in tutti quegli edifici dove ci sono problemi legati alla formazione di muffa e di condensa. Quindi questi due effetti che vediamo, il comfort dell'utenza e la condensa superficiale, sono effettivamente molto legati e legati al problema dei ponti termici. E il problema della muffa in particolare, della condensa superficiale, è un problema che non è immediato, nel senso non è che la muffa si crea immediatamente al momento in cui si forma la condensa superficiale sulle pareti. Ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che si formi la muffa, perché è dovuto ovviamente alla proliferazione delle spore dei vari organismi patogeni che sono coinvolti su questi funghi e oltretutto riguardano solamente le pareti opache. Infatti la formazione di muffa riguarda solamente le pareti opache, non riguarda i vetri, gli infissi, sui quali invece possiamo avere fenomeni immediati di formazione di condensi superficiali, ma mai ovviamente la formazione di muffa. E perché si forma la muffa? Ci sto un attimo su questa slide, perché ovviamente gli effetti dei ponti termici sono di varia natura ed è importante conoscerli a fondo. E la muffa e in genere la condensa superficiale si forma per tutta una serie di attività che sono legate a tutte le attività che compiamo all'interno dei nostri edifici, che possono essere tutte le attività tipiche che si compiono all'interno degli edifici, di tipo sanitario e igienico, quindi la cottura dei cibi, il lavaggio, le docce, anche l'asciugatura dei panni, l'utilizzo di particolari tipi di apparecchiature che formano vapore, quindi vaporizzatori, faccio per dire, ma anche la semplice pulizia dei locali. E
ma siamo noi stessi che produciamo tramite la respirazione, la sudorazione, una grande quantità di vapore acqueo che rimane all'interno della stanza e che non è facile ridurre attraverso una breve ventilazione tramite apertura delle finestre. E quindi la progettazione di una corretta ventilazione dei locali, anche tramite per esempio ventilazione meccanica, può sicuramente aiutare a ridurre il problema dei ponti termici, perché spesso tramite semplicemente l'apertura delle finestre non si riesce a ricambiare la quantità di aria necessaria a ridurre la quantità di vapore all'interno dell'edificio e quindi a riportare l'umidità relativa al di sotto del valore, diciamo così, standard che generalmente viene considerato pari al 50%. Quindi generalmente quello che, benché l'effetto della dispersione termica sia sicuramente quello più conosciuto per i ponti termici, anche questi due altri effetti, quello del comfort e quello della condensa, sono anch'essi molto importanti. E oltretutto da parte dell'utenza sono anche quelli più visibili, perché l'utente osserverà molto più facilmente la formazione di condensa superficiale e di formazione di muffa sulle proprie pareti, rispetto che valutare l'effetto di dispersione termica attraverso i ponti termici, che invece è difficilmente valutabile. In questa slide ho voluto riportare un esempio di quello che può essere un'analisi termografica, che è uno strumento che abbiamo a disposizione, c'è cioè una termografia, che riesce a colorare in maniera diversa le pareti e i vari componenti dell'edificio, in questo caso vediamo appunto le pareti e gli infissi, a seconda delle temperature alle quali si trovano. Come vedete in queste immagini, i ponti termici sono molto ben visibili, infatti possiamo vedere quelli che sono relativi, vedete ai cordoli di interpiano, oppure agli infissi, oppure agli angoli anche tra le pareti. Inoltre si vede bene questa area che può essere dovuta probabilmente a un vanoscale interno e che è tutta fredda. A cosa serve questa analisi termografica? Serve a identificare effettivamente quali sono i ponti termici e dove si deve intervenire quindi per ridurli. Per esempio, la possibilità di utilizzare un cappotto esterno, ovviamente ben progettato, potrebbe ridurre le dispersioni completamente di questo edificio, quindi andando a ridurre anche le dispersioni relative ai ponti termici. Ovviamente ci sono anche tutta un'altra serie di modalità con le quali si possono risolvere e correggere le problematiche relative ai ponti termici e soprattutto quelle specifiche relative ai ponti termici, cioè non necessariamente la soluzione cappotto che riguarda un po' tutto l'edificio, ma appunto intervenire localmente sul ponte termico singolo. E cercheremo di vederne alcune. Ok, cerchiamo di capire anche un breve inquadramento legislativo che riguarda i ponti termici. Si inizia a parlare di ponti termici con le UNITS del 2008, nella quale però i ponti termici non erano considerati singolarmente, venivano considerati tramite una maggiorazione percentuale delle pareti opache verticali, una percentuale che poteva andare dal 5 al 30%. E questa maggiorazione comprendeva anche i ponti termici sui serramenti. E invece non veniva considerata la possibilità di applicare questa maggiorazione percentuale sui solai, i pavimenti e le coperture. Mentre invece sulle ultime UNITS 11.300 i ponti termici vengono introdotti in maniera molto più analitica, perché ovviamente si va verso la necessità di solari in maniera molto più efficiente. Il peso e il contributo dei ponti termici diventa sempre più rilevante e quindi nel decreto interministeriale cosiddetto requisiti minimi si parla di analisi dei ponti termici già a partire dalle cosiddette prescrizioni comuni.
dove si specifica che già a partire appunto da queste prescrizioni comuni, quindi dal caso base, diciamo, di intervento, è necessario considerare per tutte le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno l'assenza di muffe, soprattutto negli edifici di nuova costruzione. Il testo è riportato in questa slide, quindi potete controllarlo voi stessi. Facciamo un attimo attenzione alle parole che sono riportate proprio su questo decreto interministeriale, dove viene riportato espressamente le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, cioè si fa riferimento solamente alle strutture opache, quindi non agli infissi, e quelle verso l'esterno, quindi non quelle verso l'interno. E quindi viene richiesto al progettista di controllare l'assenza di muffa, di formazione di muffa, solamente per una certa quota, una certa percentuale di tutte le strutture che compongono l'edificio, non tutte, quindi solamente quelle opache verso l'esterno, non quelle interne, non, ovviamente non i serramenti. Sono poi presenti delle analisi riguardanti i ponti termici anche sempre nel contesto dei requisiti minimi, nel momento in cui si considera l'effetto della riqualificazione, dell'effetto della riqualificazione energetica, oppure nell'effetto delle ristrutturazioni importanti primo o secondo livello, nuova costruzione o ampliamento. Nel primo caso, infatti, bisogna tener conto della trasmittanza termica media U delle strutture e all'interno di questo valore si tiene conto dell'effetto dei ponti termici. In altre parole, se si va a considerare la trasmittanza termica media della struttura muro oppure della struttura solaio o pavimento, all'interno di questa struttura bisogna considerare tutti i ponti termici che sono afferenti a quella struttura. Nel caso invece delle ristrutturazioni importanti oppure della nuova costruzione, eccetera, bisogna applicare la verifica del coefficiente globale di scambio, H'T, che nella sua formulazione comprende proprio i ponti termici. E se andiamo a considerare il testo del decreto del superbonus, invece, i ponti termici non vengono considerati, perché in tal caso si parla di trasmittanza della parete e trasmittanza utile della parete, non trasmittanza media, e di conseguenza il valore del ponte termico non viene considerato nella trattazione. Diventa quindi importante avere una stima accurata del valore della trasmittanza lineica dei ponti termici, detta anche PSI o anche trasmittanza lineare a seconda appunto delle modalità con cui si vuole chiamare, che deve essere inserita all'interno del calcolo della trasmittanza media della parete, del calcolo del coefficiente globale di scambio. Come si può calcolare? Ci viene in aiuto la norma tecnica EN 14683 che ci dà dei riferimenti, ci dice che possiamo utilizzare o degli atlanti dei ponti termici oppure dei calcoli ad elementi finiti e metodi numerici. La norma ci dava la possibilità anche di utilizzare dei calcoli manuali che sono sconsigliati e non si può più ovviamente utilizzare la cosiddetta maggiorazione percentuale, che ovviamente aveva un'accuratezza molto bassa. Un consiglio che dà la norma EN 14683 è quello di utilizzare un metodo di calcolo appropriato al tipo di analisi che si vuole fare. In altre parole, se si vuole fare una diagnosi di un edificio molto isolato, allora proprio in virtù di questa tipologia di analisi che sarà molto dettagliata, probabilmente sarà anche consigliato utilizzare un calcolo di tipo a elementi finiti, in cui l'accuratezza, appunto, come vediamo, è molto, molto elevata, si ha più o meno 5%. Invece, se magari dobbiamo fare un attestato di prestazione energetica di un edificio di medio isolamento, basso isolamento, allora possiamo utilizzare anche l'atlante dei ponti termici. Che ha un'accuratezza invece un po' più media, più o meno 20%.
Come vedete, ci sono diversi tipi di catalogo che si possono usare, tra i quali quello che vedremo oggi è l'Atlante dei ponti termici, il CEMED. Su di essi possiamo trovare un esempio di questo tipo. Per esempio, questo è l'archetipo di ponte termico riguardante l'angolo sporgente isolato dall'esterno senza pilastro. E in generale, per tutte le tipologie di ponte termico che possiamo trovare su questo Atlante, è riportato il codice, la tipologia di descrizione, una figura esemplificativa e il valore della trasmittanza termica lineare, che, come vedete, può essere riferita alle dimensioni esterne o alle dimensioni interne, più una serie di calcoli accessori, come per esempio in questo caso il valore della trasmittanza termica della parete, che serve a calcolare i valori della trasmittanza termica. Non ti sei sentita per qualche secondo, Eva. Ok, questa, riparto da questa slide. E quando parlavi della formula con trasmittanza della parete lì. Ok, allora, in questa c'è la, appunto, si, sempre all'interno dell'Atlante generalmente si trovano per ogni valore, per ogni tipologia di ponte termico, la trasmittanza termica lineare che è riferita alle dimensioni esterne ed interne, insieme con una serie di calcoli accessori, come per esempio in questo caso la trasmittanza termica della parete, che serve appunto al calcolo della trasmittanza termica lineare nelle due formule, e inoltre sono presenti i campi di validità della formula, come vedete qua in basso, cioè la formula della trasmittanza termica lineare riportata in alto, si può utilizzare solamente se i valori della trasmittanza termica della parete e del lambda equivalente sono compresi all'interno di questi range stabiliti. E se stiamo al di fuori di questi range non si possono utilizzare queste formule della trasmittanza termica lineare, e quindi questo archetipo ovviamente non si può utilizzare scelto dall'Atlante, ma possiamo rifarci a un metodo numerico. Sono inoltre presenti degli intervalli di confidenza che ci dicono qual è l'errore che ci possiamo aspettare sul valore calcolato dal ponte termico, ovviamente sempre che stiamo nel campo di validità specificato dall'Atlante stesso. Quindi queste sono tutte le informazioni che possiamo trovare sull'Atlante e che appunto ci servono per il calcolo. E abbiamo visto che c'è la possibilità di utilizzare due diverse tipologie di valori, valori riferiti alle dimensioni interne e valori riferiti alle dimensioni esterne. Usare le dimensioni interne o esterne è equivalente, nel senso che ovviamente alla fine avremo gli stessi risultati in termini di coefficiente globale di scambio, però ovviamente scegliere l'uno o l'altra tipologia non porterà agli stessi valori di trasmittanza termica lineare. E consideriamo per esempio, come in questo caso, una parete ad angolo. Nel calcolo del coefficiente di scambio di queste due pareti considereremo la trasmittanza della parete 1 esterna in blu e l'area, e la trasmittanza della parete 2 in arancione per l'area della parete, e la trasmittanza lineica del ponte termico per la lunghezza del ponte termico. Ovviamente queste dimensioni non sono uguali a quelle che abbiamo nel caso in cui consideriamo invece le dimensioni interne, perché ovviamente le dimensioni interne saranno più piccole rispetto alle corrispettive esterne. Ci sono queste differenze dovute appunto allo spessore della parete esterna, e ci sarebbe anche, non qui rappresentato, la differenza dovuta alla dimensione la differenza tra la dimensione del solaio e del pavimento, che contribuiscono ancora di più a ridurre le dimensioni delle aree interne rispetto a quelle esterne. Di conseguenza, il fatto che ci siano appunto delle dimensioni diverse in gioco a livello di area delle pareti e a livello anche di dimensione del ponte termico fa sì che non possano essere uguali i valori di della trasmittanza termica lineare esterna ed interna, mentre invece il valore di H ovviamente deve essere uguale,
e quindi le formule da usare nel caso in cui si utilizzino le dimensioni interne o esterne sono ovviamente diverse. C'è la possibilità, come detto prima, di utilizzare dei metodi numerici, un calcolo quindi agli elementi finiti, nel quale viene riportata la geometria precisa del ponte termico e di tutte le strutture adiacenti. Tra i vari software che si possono utilizzare c'è sicuramente Therm, che è gratuito, e l'utilizzo di questo software porta dei vantaggi che sono la conoscenza precisa della trasmittanza termica lineica, quindi con un'accuratezza molto elevata, e si possono risolvere, si può calcolare la trasmittanza termica lineica anche di alcuni ponti termici che non si trovano sugli atlanti. E d'altra parte però ci sono sicuramente dei contro, che sono la conoscenza specifica nell'utilizzo del software, la modellazione agli elementi finiti e la capacità di interpretare i risultati che escono fuori da un software di questo tipo, che benché molto semplice e molto intuitivo da certi punti di vista, ovviamente richiede un attimo di conoscenza di alcuni elementi di fisica tecnica per l'interpretazione dei risultati. Per questo motivo ho riportato nelle prossime slide un esempio di come è possibile ricreare il ponte termico ad angolo, che è stato visto appunto sulla slide dell'archetipo del ponte termico dell'Atlante CENED, anche su Therm. La geometria può essere importata oppure ricreata anche nello stesso modo in cui si crea un CAD, e bisogna definire i vari materiali che compongono la struttura, quindi creando una libreria apposita di materiali nella quale si specificano quali sono i valori di conducibilità ed emissività delle varie strutture, ad esempio in questo caso una parete in mattoni e una parete di isolante. Si identificano queste caratteristiche del materiale all'interno dell'apposita libreria e poi si attribuisce ad ogni struttura il materiale specifico. In seguito, una volta aver specificato qual è il valore e le dimensioni di ciascuna struttura, bisogna identificare quali sono le condizioni di tutti gli strati. In particolare si definiscono, in questo caso ovviamente, le condizioni di adiabaticità sui due lati delle pareti, e si identificano poi le condizioni sull'esterno, che significa praticamente identificare la condizione per esempio di 0 gradi, 3 gradi Celsius sul lato esterno e un valore di coefficiente di scambio convettivo lineare sull'esterno, e la stessa cosa sull'interno, quindi una temperatura interna, ad esempio 20 gradi, e un valore di coefficiente di scambio lineare. Questo serve ovviamente per calcolare lo scambio termico, il flusso termico all'interno della struttura e impostare le condizioni al contorno. In questo caso quindi condizioni di adiabaticità lateralmente, condizioni imposta di temperatura sull'interno e sull'esterno, impostando anche i valori di coefficienti di scambio convettivo. Ecco appunto un esempio di come si inseriscono le caratteristiche di scambio sulle facce, in questo caso esterno. Ambiente esterno, viene inserito il valore della temperatura a 3 gradi Celsius e il valore di coefficiente lineare esterno 25 watt a metro quadro Kelvin, e si specifica che questo vale per tutta questa struttura esterna che viene evidenziata in verde in questo caso. Questo serve per appunto calcolare il flusso termico e le curve isoterme all'interno della struttura. Poi si dà, diciamo così, il via alla simulazione e si calcola quello che è il coefficiente la trasmittanza termica lineare, che viene fatta interpretando i risultati della simulazione 3D sulla base di un'analisi di questo tipo. In altre parole, viene detto che quello che viene fornito dalla simulazione
a elementi finiti, e quello un valore di L2D, che rappresenta il flusso termico attraverso tutta la struttura. Viene fornita sia attraverso questa la superficie interna, ed è ovviamente uguale al flusso termico attraverso la superficie esterna della struttura. Questo è il risultato che viene fornito ovviamente dalla simulazione elementi finiti. In realtà noi quando calcoliamo il valore di flusso termico attraverso una struttura d'angolo di questo tipo, in realtà calcoliamo il valore di trasmittanza termica di un elemento 1 a 1, quindi le aree relative a questi due elementi che non costituiscono l'angolo, e di conseguenza il flusso aggiuntivo sarà dovuto appunto alla presenza di questo elemento centrale in più, che non è stato considerato, perché ovviamente l'analisi a elementi finiti ha considerato l'effetto di tutto il flusso passante attraverso tutta la superficie considerata, mentre con il calcolo tradizionale il flusso termico di questa struttura viene considerato solo in parte, cioè considerando la trasmittanza termica della parete 1 con la sua area e la parete 3, diciamo in questo caso, con la sua area. E quindi non abbiamo considerato effettivamente l'effetto del ponte termico, che invece ha considerato l'analisi con gli elementi finiti. E di conseguenza, utilizzando la formula specifica, è possibile risalire al valore del coefficiente termico lineico. L'altro risultato che è possibile ottenere è quello dell'andamento delle temperature all'interno della struttura. Si vede che più ci avviciniamo alla condizione di adiabaticità, ovviamente le isoterme sono sempre più parallele tra loro, mentre invece via via che ci avviciniamo all'angolo si ha una variazione delle isoterme, che diventano sempre via via più curve, e in corrispondenza del punto dello spigolo si ha una temperatura che è 17,7 gradi Celsius, che è circa un grado in meno rispetto alla temperatura superficiale che invece abbiamo sull'interno della parete, diciamo così, in condizioni indisturbata. Quindi si ha una temperatura appunto più bassa, quello che si diceva prima, un punto un po' più freddo, che corrisponde comunque a un ponte termico di tipo lineare. E di conseguenza, se pensiamo ai ponti termici di tipo puntuali, che sono proprio i vertici, diciamo, dei cubi, dei parallelepipedi, lì è possibile che ci siano dei punti ancora più freddi, che possono essere anche 2-3 gradi in meno rispetto al valore della temperatura superficiale della parete. Di conseguenza, anche lì si potrebbe considerare un punto ancora più freddo, con possibile formazione di condensa e di muffa. Nelle analisi, quindi, se si vuole evitare la formazione di muffa, è opportuno stare sempre al di sopra di almeno 2-3 gradi sul ponte termico lineare rispetto alla temperatura di rugiada, per evitare anche la formazione di muffa anche sui ponti termici puntuali, che generalmente non sono mai oggetto di analisi approfondita. Passiamo ora a un altro argomento che spesso viene considerato come argomento di discussione, cioè il fatto che vengano dei valori di trasmittanza termica lineare come negativi. È giusto oppure sbagliato? Il fatto che venga un valore di trasmittanza termica lineare come negativo non ha alcun significato fisico. Non significa che l'edificio è molto performante dal punto di vista energetico, oppure il flusso termico è negativo. È semplicemente un valore matematico che si viene a calcolare in seguito al modello fisico del calcolo del coefficiente stesso. E per cercare di spiegarlo nella maniera, diciamo, più facile possibile, ho ripreso il valore, l'esempio dell'angolo visto precedentemente, e
ve lo confronto considerando il caso in cui si voglia calcolare con le dimensioni esterne o con le dimensioni interne. Se calcoliamo il valore della trasmittanza termica lineare partendo dalle dimensioni esterne, considereremo le dimensioni, lo scambio, ovviamente, considerando queste dimensioni, quelle esterne. Vedete queste due che sto indicando ora con la freccia? E vedete che questo elemento centrale che ho identificato in rosso, diciamo così, viene considerato più volte, perché se avete visto l'animazione, l'area blu, diciamo, corrispondeva a questo rettangolino e questa veniva corrisposta anche con quest'altro rettangolo. E quindi il flusso attraverso queste due aree veniva conteggiato, diciamo, due volte se si considera quest'area centrale. Se invece consideriamo le dimensioni interne, in questo caso considereremo solamente le dimensioni corrispondenti a queste due dimensioni. E quindi diciamo a questi due rettangoli. E questa parte centrale non viene in realtà mai considerata. Cosa vuol dire, diciamo, cercando di spiegarlo in maniera molto facile? Che se consideriamo le dimensioni interne, l'effetto del ponte termico non è considerato, perché ovviamente stiamo considerando l'effetto del flusso termico, quindi dello scambio termico, su questa parte di parete. Su questa parte di parete e non stiamo considerando il fatto che anche questa parte di parete sta scambiando e quindi dobbiamo considerare un flusso termico aggiuntivo che sta avvenendo in questa direzione e quindi lo aggiungiamo al flusso termico che abbiamo già calcolato, quindi valore di trasmittanza termica lineare positiva. Qua invece stiamo calcolando il valore di scambio su questa E su questa parete e su quest'altra. Quindi questo l'abbiamo già considerato inizialmente considerando tutte le dimensioni di questa parete qua. E poi lo riconsideriamo di nuovo considerando la dimensione di quest'altra parete che se ne fa angolo. Di conseguenza l'abbiamo calcolato due volte. E quindi probabilmente in realtà stiamo un po' esagerando, diciamo, con il calcolo del flusso termico su questa parete. Di conseguenza può darsi che in caso di pareti molto spesse, molto isolate, in realtà non ci sia un valore di trasmittanza termica lineare positiva, ma venga negativo in quanto in realtà abbiamo già calcolato il flusso termico attraverso questo elemento e quindi lo detraiamo, perché l'abbiamo già considerato semplicemente, quindi non ha alcun valore di tipo fisico, ha un valore solo matematico. L'abbiamo già considerato e lo sottraiamo. Ok, adesso passiamo a una serie di comuni ponti termici che sono presenti nell'Atlante del CENED e li analizziamo prima. Brevemente sulle slide per poi inserirla appunto nel software in maniera più pratica. E direi di partire proprio dal ponte termico ad angolo che abbiamo analizzato proprio nel dettaglio per tutta questa lezione. E come detto, appunto, si parte con questo archetipo del quale per il calcolo della trasmittanza termica lineare possiamo calcolarlo tramite la conoscenza delle dimensioni della trasmittanza termica della parete, oppure, in caso questa non ce l'abbiamo, ovviamente tramite il valore della conducibilità equivalente della parete e dell'isolante. Quindi passo la parola ad Andrea. Ok, allora, sono chiaramente esempi poi veloci, nel senso che poi nell'input poi dati del software avviene tutto abbastanza in maniera veloce. Allora, un piccolo consiglio prima poi di passare proprio alla parte dell'esercitazione specifica. Allora, quello che noi consigliamo per poi ottimizzare l'imputazione dei ponti termici è prima inserire tutto l'involucro,
quindi pareti, solai, infissi e tutto il resto, e poi passare all'analisi del ponte termico, perché poi si possono utilizzare delle funzioni apposite del software poi per velocizzare proprio questo processo. Allora, iniziamo comunque da quella d'angolo. Facciamo modifica parete composta, quindi entriamo dentro la parete interessata, questa. Poi faremo tasto destro, inserisci il ponte termico da abaco, oggi vedremo solo da abaco perché comunque è quello il focus della lezione. Attraverso i vari menu a tendina possiamo andare a cercare il ponte termico più corretto, cioè quello che dobbiamo inserire. Quindi in questo caso sarà angoli sporgenti senza pilastro. Ho quattro scelte, a seconda di quello che scelgo qua, vedete poi si possono attivare o disattivare anche il menu di sotto, ma in questo caso no. Quindi esterno, ed eccolo qua, che è proprio l'ASP 008 che stava facendo vedere Eva. Questa funzione, lo dico adesso perché comunque vi può tornare comodo, serve proprio per attribuire il ponte termico che stiamo studiando ad altre pareti composte che hanno la medesima struttura. Quindi può essere utile per analizzare per inserire il ponte termico in un solo colpo. Adesso in questo esempio che abbiamo fatto abbiamo sostanzialmente una villetta, un cubotto, dove abbiamo due pareti, cioè due pareti isolate per due orientamenti, due pareti non isolate. Quindi il cappotto sostanzialmente è stato fatto solo per alcune parti delle pareti. Quindi ora io cosa gli dico? Gli dico di attribuire questo ponte termico in tutte le pareti che hanno questa struttura qui. Quindi faccio così, poi faccio avanti e qua arriviamo proprio a quello che stava facendo vedere Eva. Quindi vedete, qua è riportata la formula, in automatico vengono presi i valori di U parete e conduttività parete. Se io invece non li avessi messi tramite la parete composta, ma avessi messo di fuori e quindi li avrei scritti, avevo due possibilità: o andare a richiamarmi la mia tendina, e quindi come vedete mi porta il solito valore, o se no avrei potuto scriverlo. Scrivendolo, magari poi mi imbatto proprio nella situazione dei range di validità. Come vedete, quindi voi non è che potete mettere il valore che volete, c'è dei range di validità dentro cui dovete stare, che è quello un po' il discorso che faceva Eva prima. Quindi, niente, selezioniamo la struttura, mettiamo la lunghezza, in questo caso sarà, diciamo, l'altezza della nostra parete, quindi premo ok, e cos'è che è successo? Come vedete il ponte termico ve lo trovate due volte, in questa parete qui, quella nord in cui ci trovavamo prima, e questa ad est. Perché in quella ad est? Perché ha la solita stratigrafia di quella di prima. E quindi è quel comando attribuisce a più elementi composti. Quindi niente, molto semplice. Se voi inserite il ponte termico dentro la parete composta, in automatico vi prenderà già tutte le caratteristiche da utilizzare poi per il calcolo. Quindi ribadisco, create prima tutto l'involucro e poi andate ad agire dentro le pareti. Mi tolgo tutti i vari punti che mi vengono in mente. Perché mettere il ponte termico dentro la parete composta o metterlo fuori? Se voi li mettete al di fuori delle pareti composte, quindi in questa schermata, dai punti di vista della dispersione non vi cambia niente. Se il ponte termico ha quella trasmittanza lineica, ce l'ha sia che è dentro la parete composta sia che fuori. Il discorso è che poi quel valore lì non verrà, non verrà considerato, la trasmittanza lineica del ponte termico, se è al di fuori della parete composta, nella verifica della trasmittanza media. Quindi quando siete soprattutto in modalità di progetto, i ponti termici metteteli sempre dentro le pareti composte e sfruttate le funzioni, la prima funzione che vi ho fatto vedere. Dopo poi con un altro tipo di ponte termico ve ne farò vedere un'altra. Intanto ripasso ad Eva. Ok, dovreste rivedere il mio schermo. Ok, allora andiamo avanti e passiamo a un altro tipico ponte termico, che è quello parete pilastro.
che è invece un ponte termico di tipo materico, insomma, perché abbiamo detto appunto che c'è una discontinuità tra due tipi di materiali diversi. In questo caso abbiamo una parete esterna isolata all'esterno con un pilastro che non è isolato. Come vedete c'è una discontinuità tra l'isolante che è presente sino al momento in cui si arriva al pilastro e qua l'isolante non è più presente. E quindi di conseguenza si ha un flusso termico che è dovuto al fatto innanzitutto che c'è appunto questo cambio di materiale e poi l'isolante appunto non è presente, c'è una parete che è isolata fino a un certo punto. Anche in questo caso sono riportati i valori di trasmittanza termica lineare a seconda che le dimensioni siano riferite all'esterno e all'interno, con queste caratteristiche accessorie che dipenderanno dalla trasmittanza del pilastro, dalla trasmittanza della parete e dalle dimensioni relative sia in termini di spessore sia in termini di profondità del pilastro stesso. Anche in questo caso sono riportati i campi di validità e l'intervallo di confidenza. Prima di passare la parola ad Andrea per inserirlo all'interno del software, vado un attimo avanti perché parliamo, ne approfitto, diciamo, di questo tipo di ponte termico per fare una riflessione, diciamo, su questa tipologia di ponte termico che appunto porta ha un valore di trasmittanza termica lineare non nullo dovuto al fatto appunto che c'è un'interruzione di isolamento e la presenza di un pilastro, come vedete sull'immagine sulla sinistra, mentre invece sulla destra ho riportato un altro tipo di archetipo presente sul lab CoChained, dovuto però nel caso in cui abbiamo una parete esterna isolata all'esterno con pilastro isolato all'esterno, quindi nel caso in cui invece si abbia un isolamento che è continuo e quindi anche il pilastro risulta isolato. Vedete, non c'è discontinuità nell'isolamento e copre anche il pilastro stesso. Vedete come invece in questo caso si abbia trasmittanza termica lineare zero, sia ovviamente che ci si riferisca alle dimensioni esterne o interne. E questo ovviamente perché avendo una continuità dell'isolamento non si ha una variazione di flusso in corrispondenza di questa variazione di materiale e non c'è ponte termico e questo perché ovviamente c'è un isolante continuo e questo ci dà un'indicazione molto importante su come correggere i ponti termici. Vediamo prima di tutto nello specifico il motivo per cui si pone il ponte termico. Quindi in questo caso abbiamo un isolamento non continuo e il flusso termico quindi devia dal suo percorso per cercare di attraversare il pilastro e quindi si ha una variazione di flusso termico e quindi una fuoriuscita di calore, diciamo così, anche se il termine non è proprio correttissimo dal punto di vista della fisica tecnica. Mentre in questo caso ovviamente è tutto isolato, quindi non c'è variazione di flusso termico, di deviazione di flusso termico, e quindi la trasmittanza lineica effettivamente risulta zero. Abbiamo quindi capito una cosa importante su come correggere i ponti termici in riqualificazione o effettuare una progettazione corretta. Cioè risulta importante dare la continuità all'isolamento. Vediamo questo caso. Nel caso in cui abbiamo un isolamento in mezzeria con un pilastro non isolato, ovviamente qua in questo caso abbiamo un ponte termico, perché ovviamente abbiamo un flusso termico che passa attraverso la variazione di materiale e una trasmittanza termica lineare che può essere anche importante. Si può ovviamente in alcuni casi ricorrere a un parziale isolamento del pilastro, come in questo caso che vedete in basso a sinistra, e questo ovviamente porta a una parziale riduzione della trasmittanza termica lineica, perché ovviamente abbiamo cercato di risolvere un po' il problema con una riduzione
cercando di dare un po' isolamento anche al pilastro, però come vedete il pilastro non è del tutto isolato, c'è comunque un punto in cui si ha contatto tra pilastro e materiale, mattoni per esempio, e quindi effettivamente si può, cioè può essere ancora scambio di calore, e quindi questa risulta una soluzione di tipo intermedio, quindi comunque migliore ovviamente rispetto a quella di sopra, però si può ancora migliorare. Si può migliorare come? Si può migliorare in questi due altri modi, e cioè tramite l'utilizzo di un isolamento di tipo continuo, nel quale, in cui si forma proprio un cordolo, diciamo, intorno al pilastro, continuo di isolamento, per cercare di fare in modo che si eviti il flusso termico attraverso il pilastro, o come in quest'altro caso proprio si cerchi di stare tutto intorno al pilastro stesso per avere un isolamento di tipo continuo. Anche in questo caso in cui si ha un ponte termico di tipo misto, in cui c'è un angolo e un pilastro, si può fare lo stesso ragionamento. Cioè, ovviamente, in questo caso in cui si ha un pilastro in angolo, appunto, non isolato, rappresenta un ponte termico molto energivoro, diciamo così, quindi dove si ha una dispersione termica molto elevata, che può essere parzialmente risolta, come è stato fatto in questo caso, tramite un isolamento esterno parziale. Però ovviamente si può fare di meglio, e si può fare di meglio in questo modo, cioè cercando di dare continuità all'isolamento lungo tutto il pilastro, o addirittura, come in questo caso, ricoprendolo perfettamente. In questo caso il flusso termico disperso dal ponte termico è pari a zero. Quindi anche in questo caso direi, Andrea, ti ripasso la parola per imputare il ponte termico. Allora, sì, vediamo proprio questi due casi, diciamo. Parete pilastro con isolamento della parete esterno e pilastro non isolato, e parete pilastro con isolamento parete esterno e pilastro isolato. Allora, quindi ritorniamo sulla nostra parete composta, quella con la muratura isolata. Anche in questo caso facciamo inserisci ponte termico da abaco, parete pilastro, e abbiamo già la situazione che cercavamo. Quindi isolamento parete, supponiamo, esterno, e isolamento pilastro assente. Giusto per farvi vedere, chiaramente se qua io avessi isolamento parete assente, di conseguenza il campo sotto non potrei neanche considerarlo. Comunque, quindi isolamento della parete esterno, isolamento pilastro assente. Ok, P01, faccio avanti. In questo caso mi viene proposto solo la trasmittanza della parete, perché la U del pilastro chiaramente lui non la trova qui al suo interno, quindi vado a richiamarmi la struttura. Ok, seleziono la U della parete, posso richiamarmi anche lo spessore del pilastro, ok, e quindi trasmittanza pilastro, trasmittanza parete, spessore pilastro. Perché mi dava degli errori, come vedevate? Perché andando a richiamarmi sostanzialmente la struttura d'archivio, lui poi sostanzialmente mi andava a riportare le U in tutti e due i campi. Quindi basta farci un attimo attenzione, e niente, tutto viene svolto in maniera corretta. Quindi sostanzialmente viene applicata questa formula qui, quindi sostanzialmente questi valori qua, poi UP sarebbe U pilastro diviso trasmittanza parete per lo spessore, poi più 2,231 per lo spessore del pilastro. Quindi così si capisce subito, no, questo valore di trasmittanza lineica da dove deriva, e quindi se non ci tornano alcuni valori
riusciamo a capire facilmente dov'è che magari stiamo sbagliando o dov'è che cos'è che va a influire nel calcolo. Mettiamo anche qua la lunghezza e siamo a posto. Adesso andiamo nell'altra parete isolata qui, e invece facciamo l'esempio che in questo caso invece avessimo sempre l'isolamento della parete esterno, ma il pilastro isolato, che poi sarebbe la maniera un po' corretta, come ha fatto vedere Eva per correggere un po' il ponte termico. Allora, vediamo un attimo cosa succede di fatto. Parete pilastro, isolamento pilastro esterno, isolamento pilastro esterno, isolamento parete esterno, quindi il ponte termico corrispondente è questo, e come vedete non devo mettere niente. Non devo mettere niente perché a queste condizioni la trasmittanza lineica del ponte termico sarebbe pari a zero. È chiaro che si capisce bene che metterlo o non metterlo ai fini dei calcoli non cambia niente, perché comunque non avrà nessun tipo di dispersione. Però è pur sempre un ponte termico che noi stiamo dichiarando di aver analizzato, quindi uno può anche riportarlo, magari anche in fase di esportazione delle APE può tornare comodo, perché comunque il nostro XML presenta più ponti termici che noi abbiamo analizzato, però chiaramente ai fini del calcolo non cambia niente, perché comunque è zero, ok? Perfetto, allora ti ripasso la palla, aspetta, sì. Sbagliato, ok, sì, ok. Ecco, allora dovreste vedere l'altro ponte termico, che è quello tra parete e solaio, dove abbiamo in questo caso tutti gli elementi che non sono isolati, quindi una parete non isolata, con solaio una trave non isolata. E il valore di trasmittanza termica lineare in questo caso dipende dalla lunghezza della parete e dalla conducibilità equivalente della stessa. E a questo proposito forse risulta utile fare un piccolo reminder su quello che su quando i ponti termici possono risultare condivisi. La definizione viene data dalla UNITS 11300 parte 1, nel punto in cui si parla appunto dei ponti termici, e viene detto che il ponte termico deve essere ripartito in parti uguali tra le zone interessate se questo riguarda due strutture opache disperdenti o se è condiviso tra due zone termiche, per esempio una riscaldata o una non è riscaldata. In questo caso, per esempio, appunto, avere un ponte termico tra una parete e un solaio potrebbe essere appunto un ponte termico che potrebbe essere condiviso. E quando si va a inserire bisogna fare attenzione appunto a questo tipo di considerazioni. Anche qua penso che possiamo inserirlo. Che dice Andrea? Sì, sì, così facciamo anche un attimo questo discorso del ponte termico condiviso. Allora, parete solaio. In questo caso sono due in realtà gli attori che entrano in gioco, nel senso gli elementi composti che entrano in gioco, cioè i solai, in questo caso ne ho due, vabbè, adesso faremo vedere eventualmente giusto per uno, ma tanto è la solita cosa, e le pareti, quindi... Quindi parete solaio, isolamento assente. Quindi supponiamo di farlo in questo caso su questa parete. Dirò tasto destro, inserisci ponte termico d'abaco. Posso dire in questo caso parete solaio, isolamento della parete assente. Posso dire di attribuirmelo anche all'altra parete, se supponiamo che anch'essa confini con il, cioè abbia contatto col solito solaio. A questo punto metteremo la lunghezza, ok. Ok, lui ci calcola il ponte termico come abbiamo visto fino adesso, ma c'entra questo nuovo
caso. Ponte termico condiviso. Allora, un attimo, prendiamo ok. Allora, come vedete ora la trasmittanza è 0,819. Se noi lasciamo, attiviamo questo flag, ok, allora qua di fatto noi vediamo 0,819, ma in realtà quando poi viene calcolata sia la trasmittanza media della parete, sia quando viene considerate le dispersioni, il ponte termico conta al 50%, quindi questo elemento conta al 50%, quindi metà della sua trasmittanza lineica viene considerata. Un'altra cosa che posso fare, così poi subentra un altro argomento che volevo trattare, è inserire poi, supponendo che il solaio interessato con cui è condiviso il ponte termico è questo, cosa faccio? Faccio modifica solaio composto, e in questo caso, invece di ridire inserisci da abaco, posso fare inserisci da pratica, andarmelo a prendere, metterci la lunghezza corretta. Adesso lasciamo 6, però chiaramente poi dipende quant'è la lunghezza vera del solaio. Anche in questo caso metteremo ponte termico condiviso, e quindi in realtà avremo 0,819 nel calcolo, perché metà sarà sulla parete e metà sarà sul solaio. Però c'è un'altra argomentazione che volevo trattare, che è questa. Se, come in questo caso, il ponte termico dà anche, diciamo, verso un'altra zona non riscaldata, allora voglio porre un attimo scusate Windows, il focus su questi due check. Allora, ponte termico condiviso, che è quello che ho cliccato, ha la funzione di far considerare al software solo il 50% della trasmittanza lineica di quel ponte termico nel calcolo delle dispersioni e nel calcolo della trasmittanza dell'elemento composto. Ponte termico verso altra zona, invece, cos'è che fa? Prende quella trasmittanza lineica che è considerata al 50%, okay? Questo non ha un'influenza diretta sulla trasmittanza lineica, ma ha influenza sulla dispersione. Perché? Perché il delta T di questo ponte termico non sarà 20 gradi meno la temperatura esterna di quel determinato mese, ma quel delta T verrà moltiplicato per il fattore di scambio termico della zona non riscaldata, cioè per il valore che esce da questo menu a tendina. Quindi quando voi avete, che ne so, magari il ponte termico di una porta finestra, ad esempio, che dà verso una veranda, ok, quindi veranda, zona non climatizzata, il ponte termico parete serramento di quella parete e serramento, diciamo, che danno verso la veranda, avrà ponte termico condiviso, quindi per considerare il 50% della trasmittanza lineica, e ponte termico verso altra zona, quindi in quel caso lì avremo un doppio effetto: dimezzeremo la trasmittanza lineica da considerare e diminuiremo il delta T tra il nostro elemento, il nostro ponte termico e la zona non climatizzata, e quindi avremo una dispersione del ponte termico più bassa. Ok, ti ripasso. Ok, che andiamo poi a finire con gli ultimi ponti termici. Sì, ora abbiamo il ponte termico parete balcone, dove abbiamo una parete che è isolata in mezzeria con il balcone che invece non è isolato. Il balcone in questo caso agisce come una aletta termica e, diciamo, se qualcuno, ovviamente tutti noi dovremmo sapere che le alette termiche agiscono come degli elementi che disperdono calore, e quindi in questo caso appunto abbiamo degli elementi che appunto, non essendo isolati ed essendo collegati a una struttura
senza isolamento, appunto, rappresentano un punto dove c'è un grande scambio di calore verso l'esterno, quindi una via preferenziale di scambio verso l'esterno. Quindi questo è effettivamente un ponte termico che può rappresentare una grande fonte di dispersione termica verso l'esterno. Anche in questo caso è necessario conoscere la trasmittanza della trave e della parete tramite queste formule che vediamo su questa slide, e la conoscenza del rapporto tra la trasmittanza della trave e tra la trasmittanza della parete, è possibile andare a conoscere qual è il valore della trasmittanza termica lineare. La mettiamo sul software? Sì, sì. Allora, ok, andiamo un po'. Allora, in questo caso... Ok, perfetto. Allora, mettiamoci sempre pareti isolate in mezzeria, quindi andiamo magari qui, facciamo, inserisci ponte termico d'Abaco, qua poi ora più o meno è sempre tutto uguale, quindi in realtà era solo per far vedere che poi fondamentalmente una cosa che diciamo spesso è che poi una volta che uno impara il metodo è pur sempre il solito. Quindi pareti isolate in questo caso in mezzeria, abbiamo detto. Ok. Possiamo dire di non attribuirlo perché magari ci abbiamo solo a questa parte, balcone. Quindi in questo caso la U della parete se la prende in automatico, la U della trave invece devo andare a richiamare. Chiaramente mi richiamo una delle strutture presenti nella pratica e quindi niente, me la inserisce. In questo caso non sarà condiviso con la zona non climatizzata, perché chiaramente questo balcone non è un balcone chiuso, non è una veranda, e quindi è direttamente verso l'esterno. Ok, quindi molto semplice, anche in questo caso non è che ci sia molto da dire. Niente, adesso finiamo un attimo con il parete serramento e dovremmo esserci. Sì. Ecco, le ultime due slide riguardano appunto le altre due tipologie di ponte termico, che sono parete serramento. Le abbiamo inserite due diverse, che si differenziano per la posizione dell'isolante e per la posizione del serramento. Questa tipologia che vedete qua in questa slide è il serramento a filo esterno su parete isolata all'esterno, e vedete che per il calcolo del valore di trasmittanza termica lineare, che è uguale in questo caso, quindi non c'è differenza tra il calcolo di trasmittanza termica lineare con le dimensioni esterne e interne, si fa riferimento a dei valori accessori chiamati Psi2 e Psi1, che vengono calcolati invece essi con il valore di trasmittanza delle parete e del lambda equivalente. E poi si fa riferimento al valore della trasmittanza del telaio, e che viene calcolata anch'essa tramite il valore delle dimensioni del telaio e dell'ambito equivalente del telaio, più ovviamente i valori delle resistenze liminari interna ed esterna. Questo tipo di ponte termico è ovviamente leggermente diverso rispetto a quello che vediamo invece in quest'altra slide, dove abbiamo un serramento a filo esterno, quindi da tutt'altra parte, su una parete invece non isolata. E quindi abbiamo un valore di trasmittanza termica lineare che viene calcolato invece direttamente tramite la conoscenza della trasmittanza termica della parete e il valore della conducibilità termica equivalente della parete stessa. Quindi due formule che sono leggermente diverse nei due casi e si differenziano ovviamente per le modalità con cui avviene il flusso termico attraverso questo ponte termico. Quindi due casi molto diversi tra di loro. E quindi adesso possiamo vedere quali sono le differenze nell'applicazione. Sì, allora, niente, concludiamo con questi due punti termici. Allora, ai fini dell'applicazione nel software, chiaramente, come abbiamo visto, il modo di inserire il ponte termico rimane sempre il solito. Quindi,
Iniziamo con quello serramento parete isolata, quindi questa, anzi questa no perché non c'è serramenti, quindi andiamo qua. Allora, questa qui. Allora, cosa fate voi qua? Vabbè, semplicemente inserisci strutture, no, inserisci conte termico da abaco. Allora, parete serramento, allora, parete serramento filo interno su parete isolata all'esterno. Ok, allora, piccole differenze. Adesso, qui ci sono due possibilità quando c'è parete serramento. Si può attribuire questo conte termico o a tutti gli elementi composti che hanno un determinato codice, come l'abbiamo visto prima, o magari a tutti i serramenti che hanno un determinato codice. Questo cosa vuol dire? Che se io ora lo metto questo, me lo va a mettere in tutti. Se io dicessi che tutti gli infissi 002 hanno questo ponte termico, ogni volta che lui trova un infisso 002 me lo imputa in automatico. O se no, può essere la combinazione, cioè tutte le pareti che hanno questo codice e hanno al loro interno degli infissi con questo codice, però non è il nostro caso. Allora, come vedete, qui è riportato la formula, quindi possiamo andare a richiamarci in questo caso il nostro telaio, poi la nostra parete, e qua c'è una cosa che voglio fare presente. Allora, io qua ho due strade fondamentalmente per inserire questo conte termico. O lo inserisco tre volte, vedete, ho tre infissi, quindi che ne so, metto qua, bisogna mettere il perimetro, quindi questo l'abbiamo fatto semplice, quindi 4, quindi riferito a questo, e poi posso duplicare il solito ponte termico cambiando solo le dimensioni. Ok, così abbiamo inserito i tre ponti termici per i tre infissi. O se no, posso, andiamo nell'altra parete per inserire l'altro ponte termico, in questo caso ponte termico da abaco, parete serramento, posizione filo esterno, parete non isolata. Ok. O se no, cosa posso fare? Posso mettere un unico ponte termico che rappresenti sostanzialmente la lunghezza totale di tutti gli infissi, i perimetri degli infissi qui presenti. Quindi in questo caso avrò 6 più 6, metto 12. Cioè, se io ne metto uno con 6 e 6, o un, cioè 2, scusate, con uno da 6, l'altro da 6, o uno solo da 12, non vi cambia niente, né dal punto di vista del calcolo della trasmittanza media, né dal punto di vista della dispersione, è la medesima cosa. Niente, direi che possiamo considerare chiusa la lezione. L'ultimo punto che mi è venuto in mente, giusto velocissimo, soprattutto in caso di super bonus, se voi avete fatto la vostra pratica ante, poi fate i vostri miglioramenti sull'involucro, dovete fare la pratica post, una cosa che vi dovete ricordare è di ricalcolare i ponti termici. Per farlo andate su Wizard Interventi, involucro, ponti termici, e poi sostanzialmente andate a selezionare tutti i vari ponti termici che dovete ricalcolare, e poi agite nella solita maniera, perché avrete sempre questa schermata di Wizard ponti termici, e quindi le ricalcolerete in automatico, il software ve le andrà a sostituire. Mi raccomando, mettete sempre i ponti termici nelle vostre pratiche e soprattutto poi ricalcolate. Va bene, niente, vi ringraziamo per aver seguito questa lezione direttamente online. Se volete rivederla, la troverete fra qualche giorno sul nostro canale YouTube, quindi basta che cercate Geo Network su YouTube. Troverete anche altri interessanti video sia di certificazione energetica, ne sono usciti ultimamente più di una trentina, sia dei nostri altri applicativi. Vi ringraziamo, grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci.